parliamo ora di un evento importante che caratterizza un po' il comune di Serra Petrona in questo periodo, vale dire gli appassimenti aperti, apre le cantine Scrigno. Doppio appuntamento nel maceratese per visitare gli appassimenti aperti, domenica 12 oggi quindi, e la prossima, domenica 19 novembre, torna l'evento annuale organizzato dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini per valorizzare il vitigno autoctono Vernaccia Nera. Degustazioni e visite in cantina per scoprire dal vivo l'arte dei sapori autentici. Molte iniziative culturali in occasione dell'appuntamento annuale nel Borgo Medievale. Noi ne parliamo con la sindaca di Serra Petrona, Silvia Pinzi. E intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ben trovata sindaca, grazie della sua disponibilità. Grazie a voi per questa opportunità, grazie. Ci siamo anche sentiti lo scorso anno, più o meno lo stesso periodo. Allora, ricordiamo quello che è l'evento che caratterizza un po' questo splendido comune che è Serra Petrona, questo prodotto che è fantastico e che naturalmente in questi due weekend richiama a sé veramente tantissime persone. Sì, questa oramai siamo giunti alla 16ª edizione di questo appuntamento che ogni anno in termini di presenze riscuote un notevole riscontro e devo dire che, ecco, ha detto bene, si aprono le nostre aziende produttrici di questo prodotto unico al mondo, la Vernaccia di Serra Petrona di OCG con le sue 3 fermentazioni, vino spumante rosso quindi e il Serra Petrona DOC, quindi le aziende solo in questo periodo aprono i propri appassimenti perché solo in questo periodo è possibile ammirare uno spettacolo unico, quindi l'uva messa proprio ad appassire nel vero senso della parola, perché è questo uno dei processi della lavorazione complessa di questo vino e naturalmente nelle aziende stesse i produttori possono far ammirare questa loro eccellenza, questa loro peculiarità e in piazza ovviamente ci sono gli stand dove tutte le etichette appunto di produzione di OCG e DOC vengono esposte e fatte assaggiare al visitatore che con la propria pochette, quindi con il calice di vetro, può degustare effettivamente questi vini e confrontarsi direttamente con chi ha l'ardore di produrli, perché quando si parla di vini eroici, credo che la Vernaccia, il Serra Petrona OCG e il Serra Petrona DOC rientrano a pieno titolo in questa connotazione. E naturalmente sono già partite le navette gratuite che possono accompagnare i visitatori che da piazza appunto si dirigono nel vari punti del territorio, quindi nelle aziende che sono sparse sul territorio. Quest'anno sono 5 le aziende che hanno aderito all'iniziativa e come eventi collaterali cerchiamo di dare modo al visitatore di godere di tutte quelle attrattive, quelle altre eccellenze che sul territorio insistono di tipo culturale, artistico e anche perché no di intrattenimento. Ecco, ci ha raccontato dettagliatamente quello che è, no? Questo evento ormai storico perché da diversi anni, da diverse edizioni viene portato avanti, sì. Però insomma è veramente coinvolge tutto il vostro comune, ma quante aziende vinicole ci sono per esempio a Serra Petrona che producono questo tipo di vino che è fantastico, come dicevamo, riconosciuto dalla critica da tutti da tempo? Sì, dunque la zona di produzione è, possiamo dire, un fazzoletto di terra paragonato ad altre ad altre tipologie nel mondo enologico. Parliamo di circa 70 ettari di terreno vitato, sono 7 le aziende che producono questa eccellenza e in tutto il territorio di Serra Petrona e lambisce i territori di Sant'Everino Marche e Belforte del Chienti. Tutto questo è racchiuso in uno stretto disciplinare di produzione che, lo ricordo sempre, è garanzia per il consumatore di acquistare un prodotto di eccellenza. Quando vede la bottiglia con la fascetta ministeriale vuol dire che proviene esclusivamente da Serra Petrona ed è prodotta secondo i canoni di un disciplinare che addirittura ha in sé regole stringenti, perché appunto il prodotto per essere qualificato di OCG e DOC deve rispettare un determinato processo produttivo. Quindi parliamo di un vino che ha un
notevole, diciamo, notevole dispersione, un notevole spreco riguardo a quello che viene poi ad essere il, diciamo, il prodotto finale. E quindi la produzione anche delle bottiglie in sé è limitata, è la prima di OCG delle Marche, questo lo voglio ricordare, del 2003, ed è simbolico che sia proprio la prima perché rappresenta un po' quello che è un legame indissolubile del territorio con il suo prodotto. La vernaccia di Serra Petrona OCG nasce a Serra Petrona e, diciamo, il processo di produzione termina con l'imbottigliamento qui a Serra Petrona, come anche la DOC. Quindi è un vitigno che nasce qui, si perde nella notte dei tempi il ricordo di questo vitigno che è, lo ricordo, autoctono, lo troviamo solo qui nel territorio di Serra Petrona, e è un vitigno che rappresenta il territorio e il territorio rappresenta il vitigno. Quindi Serra Petrona si lega indissolubilmente al, al proprio prodotto, ecco, e attraverso queste manifestazioni che cerchiamo di far comprendere a chi, ecco, appunto, al visitatore, al turista, all'appassionato e anche al professionista, perché questo è un vino dove riscontriamo ancora purtroppo una divulgazione limitata, sì, poco accurata. La situazione deve crederci molto di più, perché è un vino che può spaziare a 360 gradi. Ovviamente in piazza noi proponiamo degli abbinamenti d'eccellenza, quindi con la nostra norcineria, il ciauscolo, con la nostra tradizione culinaria dei dolci, quindi i biscotti, il torrone, perché no, anche i panettoni, quindi tutti quegli abbinamenti che possono sposarsi in maniera eccellente con le nostre tipicità agroalimentari, dai vini grassi, e l'abbiamo affossato anche nella versione di OCG spumante secco, anche perché no, un buon brodetto di pesce, quindi ci sono delle declinazioni ancora tutte da scoprire, e questo tentativo che noi facciamo insieme ai produttori, all'Istituto Marchigiano Tutela, ovviamente appoggiati dalla Regione Marche, ovviamente l'amministrazione, la Prologo, tanti volontari che si mettono in gioco per promuovere attraverso le proprie eccellenze il territorio. Credo sia stata esaustiva. Per chi ci sta ascoltando, c'è un biglietto da pagare, bisogna fare delle strade particolari, tutto gratuito. È gratuito ovviamente l'ingresso, le navette, ovviamente c'è l'acquisto della pochette con il calice di vino che rimane anche come un ricordo dell'iniziativa al visitatore, dove sono comprese ovviamente delle 6 degustazioni che poi possono essere riacquistate con dei ticket a parte, quindi ecco, quello è l'unico costo. Ovviamente anche per diciamo, certo, per rientrare un po' in quello che è l'investimento, perché poi le cantine sostengono dei costi oltre a far degustare naturalmente il loro vino, quindi insomma appuntamento da non perdere questa domenica e anche la prossima, il 19 di novembre. Questa domenica, benissimo, già appoggiato anche il meteo, quindi sì, è andato bene. Clima idoneo, e vi aspettiamo per la prossima domenica, quindi anche. Gentilissima sindaca di Serra Petrona Silvia Pinzi, buon lavoro, perché immagino sia una giornata comunque lavorativa e ricca di impegni. Grazie, a presto. Grazie a voi.